giovani e le decisioni sui processi ambientali. Insomma, un tema direi particolare che viene affrontato questa mattina qui a Fare i Conti con l'Ambiente all'interno di un progetto europeo molto interessante che abbiamo voluto così indagare. Siamo con Liliana Cori, che è il project manager di questo progetto Gioconda, poi ci spiegherà un po' questi acronimi sempre un po' interessanti, no, dei progetti europei. Ecco, possiamo così tratteggiare, raccontare in pochi minuti di che cosa si tratta? I giovani contano nelle decisioni su ambiente e salute, è un progetto finanziato dalla Commissione Europea Ambiente che lavora nelle scuole di 4 città italiane molto diverse fra di loro, Ravenna, Taranto, Napoli e il Valdarno Inferiore, dove ci sono delle piccole città. Fa il monitoraggio del rumore nelle scuole e dell'aria sia dentro che fuori dalle scuole e nello stesso tempo chiede ai ragazzi cosa loro pensano del loro ambiente, quindi indaga la percezione che loro hanno del loro ambiente e chiede sui principali problemi ambientali di ciascuna delle zone quello che vorrebbero fare, quindi raccoglie delle raccomandazioni. I decisori politici cosiddetti sono molto importanti perché ci chiedono di consultare i ragazzi e ci chiedono di sapere da loro quello che vogliono fare per promuovere la sostenibilità ambientale. Tra l'altro il target è 11-17 anni, se non erriamo, quindi è un target abbastanza particolare, non è l'educational? Sì, è un po' il ponte tra piccoli e grandi, esatto. Sono i bambini delle elementari, quelli che ci hanno ispirato, su cui abbiamo fatto tutto il lavoro pilota. Ora lavoriamo con le medie, in cui loro hanno già delle conoscenze consolidate perché vivono tanto nel loro ambiente e ci raccontano molto della loro situazione. E alle superiori sono già nella posizione di essere dei decisori, nessuno gli ha mai chiesto il loro parere, quindi sono molto desiderosi di dirci quello che pensano. E ce lo dicono molto bene, ce lo dicono in maniera davvero articolata, approfondita e ci dà l'idea che davvero c'è tanto spazio per loro. Grazie.